Era inserito tra i 100 latitanti più pericolosi e è stato arrestato questa notte dai carabinieri del nucleo investigativo e del ROS di Napoli a Salso Maggiore Terme. Antonio Petrozzi, 44 anni, ritenuto dagli inquirenti affiliato al clan di Lauro, attivo nell'area nord del capoluogo campano, era latitante da 3 anni. A lui i militari hanno notificato un ordine di carcerazione, 10 anni da scontare per i reati di traffico internazionale e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato catturato in una casa a 2 piani in via Parma a Salso Maggiore Terme, presa in fitto dalla cognata dove il latitante si era rifugiato insieme alla sua famiglia, la moglie e 2 figli maschi di 17 e 11 anni. Quando i carabinieri questa notte hanno bussato alla porta dell'appartamento, nessuno ha risposto. Probabilmente speravano che i militari pensassero che la casa era vuota. Quando invece hanno fatto irruzione, hanno trovato i familiari di Petrozzi al primo piano dell'abitazione. Estendendo le ricerche a tutto l'edificio, al secondo piano, i carabinieri hanno invece trovato un appartamento nascosto in una sorta di mansarda, all'interno del quale si era rifugiato il latitante. Vistosi scoperto, l'uomo non ha opposto resistenza e si è lasciato ammanettare.